Emons Record. Giugno 1975. Gli agenti dell'FBI, Ronald Arthur Williams e Jack Ross Coller, a bordo ognuno di un'auto senza targa, entrano nella riserva indiana di Pine Ridge, South Dakota, una delle più importanti riserve Sioux di quell'area. Mentre le ruote delle loro automobili solcano i terreni pianeggianti e verdi della riserva, Williams e Ross non smettono di pensare al loro obiettivo. Cercano un ragazzo di nome Jimmy Eagle. Jimmy è un ricercato. Gli agenti vogliono sentirlo in merito ad alcuni assalti avvenuti in ranch della zona. Sono giorni, settimane, mesi molto difficili. All'interno del movimento indiano-americano che promuove i diritti dei nativi, è in corso un conflitto aperto con i Goons, una forza paramilitare nata da uno scisma del movimento stesso. Le violenze, gli scontri e anche i decessi sono stati tanti. Le auto degli agenti entrano nelle vicinanze di un ranch della riserva, il Jumping Bull. Si avvicinano a un veicolo. Secondo loro, è proprio quello di Jimmy Eagle. Dentro quel veicolo ci sono alcune persone, ma non Jimmy. I poliziotti si avvicinano sempre di più. È questione di poco tempo. Qualche istante e lampi, occhi, caos. Non concentriamoci su chi spara per primo, si spara e basta. Dal ranch escono altri nativi e aprono il fuoco anche loro. Centinaia di agenti invece accerchiano il ranch e si spara. Ancora e ancora. Poco tempo, le violenze, si sente. I poliziotti, ragazzo, gli scontri. Gli agenti dell'FBI, poco tempo, ragazzo, piccolo, i poliziotti, ranch della riserva, gli scontri, caos. Uno scontro a fuoco distrugge diverse esistenze quel giorno. Muoiono 3 persone. Joe Stuntz è un membro del movimento, ma sul suo decesso non indaga nessuno. Faccenda diversa per gli altri 2, gli agenti Williams e Coller, uccisi durante la sparatoria. Ma non è di loro che parliamo in questo episodio. Vi raccontiamo invece di un uomo che era presente nel veicolo puntato dagli agenti FBI. Un uomo che fino ad oggi, e forse per sempre, è stato condannato con l'accusa di averli uccisi. Sono Gianmarco Saurino, sono un attore e con questo podcast provo a dar luce a storie dimenticate, messe da parte. Rieccoci insieme con Ellissi. Ellissi è un podcast prodotto da Emons Record e Amnesty International Italia in collaborazione con Domani. Puntata 2. Un miglio. Leonard Peltier si guarda intorno, in cella. Lancia un'occhiata ai suoi dipinti, i suoi acrilici. Poco male. Si trova in un carcere in Florida, una cella da 6 metri per 12, con gli occhi delle guardie sempre addosso, con i figli, i nipoti e tutte le persone che ama che ridono, piangono, scopano, pisciano, sudano, scherzano e invecchiano lontano da lui. Con la salute che funziona a metà, dopo il Covid non si è mai ripreso del tutto. E poi ha mille altri problemi, come capita a tanti anziani. Nel 2024 ha compiuto 80 anni, ma di cure mediche, in prigione non è facile riceverne e che siano sempre adeguate. Secondo la giustizia americana, è lui a essere colpevole della morte dei 2 agenti FBI durante la sparatoria a Pine Ridge nel giugno del 1975. Fosse una sentenza soddisfacente, o presunta tale, non ci sarebbero problemi.
non si parlerebbe da anni di Leonard e non saremmo neppure qui a parlare di questa storia. Eppure qualcosa non torna. Le zone d'ombra in questa storia sono inquietanti e che ci siano degli elementi singolari nella vicenda processuale di Leonard si capisce praticamente dall'inizio. Giustamente tu ti starai chiedendo, ma perché Saurino parla di Leonard Peltier come se tutti sapessimo chi è? Effettivamente non si sente più parlare di lui come una volta. Eppure, a sostegno di Peltier, si sono schierati negli anni personaggi come Rigoberta Menchú, Nelson Mandela, Madre Teresa. E evidentemente c'è qualcosa di rilevante in questo mosaico di esistenze soprusi. E allora, andiamo per ordine. Leonard Peltier, classe 1944, è un nativo della comunità Anishinaabe Lakota. Negli anni 70 guadagna una certa fama come attivista del movimento indiano-americano, di cui parlavo poco fa. Leonard lotta per i diritti della sua gente, in un paese che a loro è spesso più che ostile. E è per questo che si trova a Pine Ridge il giorno della sparatoria. E se per la morte di Stoons nessuno cerca il colpevole, per quella dei due agenti FBI vengono accusati tre uomini, e uno di questi uomini è Leonard, che dopo aver saputo di essere ricercato, si rifugia in Canada. Gli altri due vengono rilasciati per mancanza di prove. Le accuse su Leonard, invece, restano pendenti. L'uomo viene estradato e riportato negli Stati Uniti quando una donna indigena, Myrtle Poor Beer, confessa di averlo visto sparare ai due agenti. La donna è protagonista di lunghi colloqui con l'FBI, dove fornisce alcune informazioni pare dirimenti. Sembra tutto naturale. Sembra sia frutto di una testimonianza lucida, consapevole, una persona che ha assistito a una sparatoria. Sembra. E Leonard, compromesso dalle parole di Myrtle Poor Beer, finisce in tribunale. Il processo, che sembra essere una pura formalità, si apre nella città di Fargo, North Dakota, quella che ha dato il nome al film dei Coen e alla serie TV. Un posto che non è esattamente il massimo dell'accoglienza, quando si parla di diritti dei nativi. La giuria che segue il processo è composta esclusivamente da persone bianche. Gli input razzisti che i giurati ricevono sono tutti indirizzati a screditare Leonard e a farne il capro espiatorio di una vicenda poco chiara. Leonard affronta un procedimento giudiziario che è apertamente ostile nei suoi confronti e che avrà un esito pesante, pesantissimo, tanto che ancora oggi Leonard è in carcere. Sono numerose le violazioni subite da Leonard Peltier durante la fase processuale. Come anticipava Gianmarco, per esempio, la matrice fortemente razzista con cui tutto il procedimento è stato gestito. O ancora, il pregiudizio con cui il giudice si è mosso nei confronti della difesa dell'imputato. Gli avvocati non hanno potuto nemmeno procedere per tentare la carta della legittima difesa. La sensazione è quella di assistere a un processo imbastito quasi per vendetta, quella dell'FBI e degli Stati Uniti, nei confronti di un cittadino che era sì presente sulla scena incriminata, ma senza che vi fossero le prove per accusarlo in maniera seria. E, come se non bastasse la mancanza di prove, si aggiunge la disarmante condotta delle istituzioni in sede di processo. Su tutto, quando Myrtle Poor Beer ritratta la sua testimonianza, nessuno pensa di chiamarla a testimoniare. Il giudice si oppone alla convocazione della donna come testimone da parte della difesa. Potrebbe essere altamente pregiudizievole per il governo, sostiene. Sarà la stessa Myrtle Poor Beer, nel 2000, ad ammettere pubblicamente che la sua prima confessione, quella secondo cui Peltier fosse l'assassino dei due agenti FBI, è che quella confessione l'FBI gliel'avesse estorta con minacce e molestie. Minacce e molestie che si sono protratte per mesi.
il processo si chiude nel 1977 con una sentenza di 2 ergastoli che Pelletier sta scontando ancora oggi. Gli appelli per la sua scarcerazione sono stati numerosi. Alcuni ve li ho anche citati prima, ma ce ne sono stati tantissimi, perfino da parte delle Nazioni Unite, ma anche di esponenti della società civile, premi Nobel, artisti, gente comune in protesta per lui. Persino una ex agente FBI ha deciso pubblicamente di schierarsi al suo fianco, Colleen Rowley. La Rowley ha criticato le modalità vendicative dell'FBI, emotivamente squarciata dalla morte dei 2 agenti. Ma nonostante tutto questo, niente. Gli Stati Uniti, arroccati nelle loro posizioni, non hanno mai voluto rivedere le sentenze e le condanne comminate a Leonard. Mai. USA versus Leonard Pelletier. Quello che mi colpisce in tutta questa vicenda è l'ostinazione con cui le varie corti impediscono la revisione dei processi. Nel 1980 gli avvocati di Leonard Pelletier ottengono documenti che riportano prove balistiche importanti per sostenere l'innocenza del nativo. Ma non basta. Passano altri 6 anni. Nel 1986 una corte d'appello nega un nuovo processo. Riconosciamo che in questo verbale ci sono alcune prove di condotta impropria da parte di alcuni agenti dell'FBI, ma siamo riluttanti a imputare loro ulteriori scorrettezze. Leonard Pelletier ha sempre respinto ogni accusa e gridato la sua innocenza. Anche per questo, la Commissione per la Libertà Vigilata degli Stati Uniti gli ha sempre negato la condizionale. Pelletier non si è mai preso la responsabilità degli omicidi. E questo, anche se la stessa commissione ha ammesso la mancanza di prove dirette che collegano il condannato all'uccisione dei 2 agenti FBI. Ma serve a poco. Le campagne per la grazia sono state sottoposte sia al presidente degli Stati Uniti Joe Biden che a Barack Obama, quando era in carica, ma anche a Trump e Clinton. In tutte le circostanze non si è mai arrivati alla rilettura processuale della storia di Leonard, che si trova ancora in carcere lontano dai suoi affetti, i figli e i nipoti. Adesso voltiamo per un attimo pagina, tanto alla fine ci torniamo da Leonard. Parliamo ancora di carceri, di diritti, di esseri umani, però questa volta a Tokyo. È un frammento, un'ellissi che vi abbiamo già raccontato. Quella di Hakamada Iwao, l'uomo che ha un record. È la persona che ha trascorso più tempo nel braccio della morte di un carcere giapponese. L'uomo è stato condannato nel 1968 con l'accusa di aver massacrato il suo datore di lavoro e la famiglia di quest'ultimo. Ma ci sono sempre state buone ragioni per credere che la sua confessione fosse stata estorta con minacce e violenze. Ne è seguito un processo iniquo, una condanna alla pena di morte confermata nel 1980, anni di isolamento in cella e richieste, infinite richieste, che si cristallizzano come flash. Hakamada, che viene scarcerato provvisoriamente dopo che il tribunale di Shizuoka chiede un nuovo processo. Hakamada, che viene di nuovo umiliato dall'alta corte di Tokyo, che accoglie le proteste dell'accusa, la stessa accusa che lo vuole di nuovo in carcere, anche se non nel braccio della morte. La Corte Suprema, al ricorso dell'accusa, si oppone. È una vita che intanto, a fianco, scorre ora lenta, ora veloce, aspettando che qualcuno decida per te. In cui prima ti incazzi, poi combatti, poi forse alla fine ti rassegni. Oggi però, colpo di scena, coup de théâtre. L'alta corte di Tokyo ha stabilito che Hakamada ha diritto a un nuovo processo. Ha 87 anni, dopo 45 anni in carcere, a urlare che quella confessione gli era stata estorta. 87 anni. Qualcuno direbbe, meglio di niente, no?
Qualcun altro, invece, che forse possiamo permetterci di immaginarcelo. Un mondo un po' più giusto. E poi c'è Leonard, chiuso nella solita cella 6x12, con gli acrilici, con i ricordi della vita fuori e con gli orrori di quella dentro. La sua salute è stata compromessa dal Covid, ma già prima non è che se la passasse benissimo. È diabetico, soffre di ipertensione e un ictus alla fine degli anni 80 lo ha reso cieco da un occhio. Cammina con un deambulatore e vive con un aneurisma della aorta addominale che potrebbe scoppiare in qualsiasi momento, uccidendolo. Le cure mediche in carcere non sono adeguate. I pensieri hanno smesso di bussare e sono implosi. I sogni non sono più nemmeno sogni, ma gallerie di immagini poco nitide. Essere libero per me significa poter respirare liberamente, lontano dai molti pericoli che vivo nel carcere di massima sicurezza. Essere libero significherebbe poter camminare per più di un miglio in linea retta. Significa poter abbracciare i miei nipoti, i miei pronipoti. Sono stato tenuto lontano dalla mia famiglia e l'ho vista solo poche volte negli ultimi 47 anni. È più che difficile, soprattutto quando i bambini mi scrivono e mi dicono che vogliono vedermi e io non posso permettermi il costo del loro viaggio. Se fossi libero, mi costruirei una casa nella mia terra tribale, aiuterei a costruire l'economia della nostra nazione e darei una casa ai nostri bambini senza casa. Questo, o meglio, anche questo, è Leonard Peltier. Sognando di camminare di nuovo libero, fosse anche solo per un miglio. Sono Gianmarco Saurino e quella che avete appena ascoltato è una nuova storia di Lissi, un podcast prodotto da Emons Record e Amnesty International Italia in collaborazione con Domani. Ci sentiamo alla prossima storia. Ciao! I testi sono di Giuseppe Paternò Raddusa, l'intervento è di Francesca Corbo per Amnesty International Italia. La regia e di Paolo Girella. Lo studio di registrazione 24 gradi Recording Studio, Roma. Il montaggio e la post-produzione Luciano Zirilli. La supervisione editoriale è di Paolo Girella. L'illustrazione di copertina è di Federica Fruwirth. Il fonico Giovanni Montefusco.